Da Radio Speranza va ora in onda Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. Fra i tanti, i mille sogni, potremmo dire, che l'uomo coltiva, c'è quello di riportare in vita animali anche perfino antidiluviani e ormai estinti. E di qualche giorno fa un articolo, una notizia riportata da alcuni giornali che sono in via da tanti anni chiaramente, ma oggi con maggiore efficacia, esperimenti per poter vedere di riportare in vita alcune specie di animali ormai estinte. E quindi potrebbe pure accadere, diciamo, con un filo di ironia, vedere nei nostri parchi fra un po' di anni, fra non molti anni, qualche animale antico, non più in vita ora, ecco, camminare fra le aiole in mezzo agli alberi. E fra i tanti sogni, l'uomo ha tentato anni addietro con l'ibernazione di preparare il corpo di qualche defunto, preparato a dovere per una, chiamiamola, resurrezione. E c'è l'ulteriore sogno di far diventare accessibile a tutti quanti una vita ultracentenaria. E ora c'è questo fatto, che c'è questo articolo di varie sperimentazioni che dovrebbero riportare ai nostri giorni animali non più vivi. Fra i tanti sogni, bene, c'è un fatto: l'uomo è affascinato dalla vita, meglio dal mistero della vita, come poter riportare in vita delle realtà che non sono più in tale stato. Ma l'interrogativo che si pone l'uomo, e soprattutto il fascino di entrare nel mistero della vita, l'interrogativo è quello fin dove potranno arrivare le capacità e le possibilità dell'uomo a livello scientifico, soprattutto con le biotecnologie, di operare prodigi simili. Noi non abbiamo capito la vita fino in fondo, ed è chiaro, perché è un mistero infinito e chiaramente è un argomento di grande fascino, perché che ne dicono anche alcuni che non temono la morte, ma in effetti la morte, come dice il libro della Sapienza, non faceva parte dei programmi di Dio, quindi la morte è una cosa innaturale. Ma è un conto è parlare della morte degli animali, un altro conto è parlare della morte dell'uomo. Però, al di là ora di tutte le sperimentazioni, le ultime riguardano soprattutto il DNA, perché prima occorreva una cellula viva per poter rievocare in vita una specie estinta, ma una cellula viva è un po' una contraddizione in termini. Oggi è sufficiente qualche frammento del DNA per porre in atto questo tentativo. Lo hanno portato in qualche modo a termine, con esito, potremmo dire quasi felice, perché si è riusciti a riportare in vita la cosiddetta capra pirenaica, che da qualche secolo, non parliamo dello stambecco, non era più in vita. Però la vita è stata molto effimera, ecco, di questo animale, perché è durata praticamente pochi minuti. Però è già un filo di speranza, perché si è riusciti a mettere in pratica un principio. D'altra parte, ricorderemo tutti quanti la clonazione della pecora Dolly, credo nel 1997. Però è stato fatto un grande cammino da quell'evento, e quindi oggi abbiamo acquisito molte cognizioni di cui non disponevamo qualche anno fa. Ecco, però vogliamo dire, entriamo nel mistero della vita. La vita è il fenomeno fondamentale, la realtà fondamentale di immenso fascino, ma
quando noi parliamo di vita, ci rifacciamo fondamentalmente alla vita biologica, e in noi c'è qualcos'altro, ma certamente, anche se non vogliamo parlare del soprannaturale, Jung parlava dell'inconscio collettivo, nella memoria dell'uomo viene perpetuato qualche cosa che è patrimonio delle generazioni precedenti. Allora c'è questo incrocio fra la natura e qualche altra dimensione della realtà che va oltre la natura, se non vogliamo parlare proprio direttamente del soprannaturale, che si va combinando con questi sogni a cui abbiamo accennato, possibilità scientifiche, e poi c'è ovviamente il discorso della fede che va molto oltre, però non esclude questa presa in considerazione di un allungamento della vita, di una rievocazione della vita per alcune specie estinte. Il concetto di vita, diciamo, è molto largo, è molto grande, è molto profondo. Quando noi parliamo nella Bibbia di vita eterna, parliamo chiaramente di una vita soprannaturale che proviene da Dio, ma parliamo contemporaneamente anche in qualche modo, non soltanto rievocandola, ma coinvolgendola, anche almeno di alcuni frammenti della vita naturale. Tutto ciò che fa parte della realtà, e Dio non lo rifiuta, anzi ci invita, e questo è un po' il messaggio della Genesi, a curare ciò che è stato creato da Dio, a prenderci cura nel senso più profondo della parola, cioè non soltanto a non disprezzare, ma a coltivare in tutte le dimensioni tutto quello che fa capo alla vita, fenomeni naturali e fenomeni anche soprannaturali. C'è una linea di continuità fra quella vita a cui siamo molto attaccati della vita naturale e altre dimensioni del cuore dell'uomo, che pur evocando questi fatti di ordine naturale coinvolgono dimensioni che fanno parte di un mondo nella continuità che non è soltanto appartenente alla natura. Il discorso diventerebbe molto complicato, però quando noi consideriamo anche la vita delle antiche generazioni, che in qualche modo potevano perfino confondere ciò che era cultura del tempo, e io dico varie forme di magia, e poi c'è anche nei popoli primitivi e soprattutto per alcune persone, diciamo, particolarmente dotate, la capacità di comunicare oltre il mondo della biologia, il mondo della natura. Ecco, questi erano tentativi che l'uomo metteva in atto per questa ansia, per questo suo desiderio molto forte di andare oltre. Ecco, l'andare oltre il tempo, oltre le leggi della natura, le leggi biologiche, le leggi chimiche, le leggi fisiche, gli stregoni che hanno costituito, e in qualche modo ancora oggi sono un punto di riferimento, soprattutto per i popoli primitivi, gli stregoni, gli sciamani, con le dovute differenze. Sono tutti modi, anche primitivi, di andare oltre. Ora facciamo una breve pausa.
ritornando a questi problemi di ordine molto particolare e che vi sto presentando in maniera molto arruffata, d'altra parte concentrare in pochi minuti una problematica di questo tipo è veramente arduo. Ecco, pensiamo ad esempio alle culture orientali, a tutto il mondo dell'induismo, e si fanno, noi volgarmente parlando, parliamo dei fakiri, parliamo di fenomeni della quali la levitazione, e ci sono dei personaggi molto tipici che riescono a rallentare i battiti del cuore, e c'è un indiano di cui ora non ricordo il nome che asserisce, afferma ed è controllato anche scientificamente che sono molti anni che non mangia e non beve. E allora che dobbiamo dire della natura? Beh, c'è una natura che viene considerata in maniera molto meccanicistica, secondo lo scientismo, e quello è un modo riduttivo per guardare la realtà. C'è una natura, come diceva il canto che abbiamo sentito poco fa, sulla quale aleggiava lo spirito di Dio al momento della creazione. Quindi noi dovremmo porre tutto in linea di continuità fra il naturale e il soprannaturale, non togliendo nulla al soprannaturale, ma basta pensare a quello che ha suggerito la natura, la bellezza della natura in termini musicali, in termini di pittura, delle arti figurative. Quindi è tutta una realtà da approfondire, da interpretare. Quando poi si presentano delle velleità, alle quali abbiamo accennato all'inizio, e cioè riportare in vita una natura, chiamiamola ormai morta, bene, questo fa parte dei tentativi, in qualche modo anche legittimi dell'uomo, purché non si vada a confondere ciò che fa parte delle esigenze di ordine soprannaturali, e quindi valori come la fede, la carità, e il culto del bello, e valori naturali che sono molto belli, perché Dio ha fatto la natura, e la natura in qualche modo è anche immagine di Dio, e l'ha fatta perché l'uomo ne fruisca. Il livello della natura è quello che le compete, e quindi che compete la natura, però la natura è anche un ascensore, chiamiamolo così, che ci porta vicino a Dio. Non per nulla tanti asceti, tanti eremiti, tanti contemplativi hanno scelto molto dei luoghi molto belli, sebbene molto appartati, per trovarvi Dio, pregare Dio e incontrarsi con Dio. A risentirci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella.